sono veramente soddisfatto di presentare un documentario finalmente serio, che non si limita ad illustrare l'aspetto spettacolare ed avventuroso del volo libero, ma ne propone un valido metodo di apprendimento. Le scuole della Federazione lo insegnano con professionalità e sono in grado di preparare chiunque abbia un fisico normalmente dotato. Il deltaplano è quindi uno sport veramente alla portata di tutti. Bello, vero? E sembra anche molto facile. In realtà, per poter praticare questo sport è indispensabile iscriversi a uno dei corsi tenuti dalle moltissime scuole presenti sul territorio nazionale e all'estero. Per poter accedere al corso organizzato da una delle scuole della federazione come la mia, occorre la presentazione di un certificato medico di idoneità. Alla fine del corso di apprendimento, della durata media di 15-20 giorni anche non consecutivi, la scuola non rilascia nessun attestato o abilitazione, ma dopo il superamento di un esame la federazione italiana rilascia un attestato di socio pilota, che tra l'altro gli garantisce le coperture assicurative verso terzi. Un deltaplano chiuso si presenta come un salamone della lunghezza di 5 metri e mezzo e del peso approssimativo di 28 kg. Adesso montandolo andremo a esaminare ogni sua singola componente. Anzitutto liberiamo il deltaplano dalla custodia che lo contiene. La prima parte che si presenta alla nostra vista è quella inferiore. Per prima cosa montiamo il trapezio e la barra di controllo, fissandoli con un apposito fermo a chiusura di sicurezza chiamato push pin. Lo giriamo quindi sotto sopra e montiamo la torre alla quale confluiscono tutti i cavi posti sulla parte superiore della vela e che resteranno in tensione a montaggio ultimato. Procediamo ora con l'apertura delle semiali e già il Delta comincia a presentarsi nella sua forma caratteristica. Fissiamo i floating tips alle estremità inferiori delle ali e inseriamo le prime due stecche preformate nel cosiddetto naso, sopra la parte anteriore della chiglia, al centro del bordo d'attacco. Si passa quindi all'inserimento delle stecche sul bordo d'uscita delle semiali, fissandole all'estremità con un elastico che ne impedisca la fuoriuscita o qualsiasi spostamento.
Quando la steccatura è ultimata, si può passare alla tensionatura definitiva della vela, portando a fine corsa la slitta del crossbar. A questo punto non resta altro che bloccare le fettucce alle quali si aggancerà l'imbragatura del pilota e procedere prima del volo a un accurato controllo di ogni parte in senso orario. Ogni deltaplano è contrassegnato da una targhetta che riporta i dati di omologazione relativi a quel particolare modello. Adesso andremo a spiegare per quale fenomeno fisico il deltaplano vola e si sostiene nell'aria. Questo è il profilo di un moderno deltaplano, il profilo alare, che è perfettamente identico al profilo dell'ala di un uccello, di un aliante o di un moderno Boeing. Immaginiamo ora che questo profilo concavo-convesso venga investito da un flusso d'aria. Le particelle che compongono il flusso d'aria si disporranno secondo due direttrici ben precise. Una direttrice superiore, contraddistinta dalle linee rosse, e una direttrice inferiore, contraddistinta dalle linee verdi. I filetti fluidi che percorreranno la parte superiore della vela, per arrivare in questo punto, cioè nello medesimo punto sul bordo d'uscita, dovranno compiere, rispetto ai filetti che correranno nella parte inferiore, un percorso molto maggiore. Si avrà di conseguenza una velocità maggiore nella parte superiore, corrispondente, secondo il principio di Bernoulli, a una pressione minore. E nello stesso momento, i filetti fluidi correnti nella parte inferiore, avendo una velocità minore, genereranno una pressione maggiore. L'aspetto più interessante del fenomeno è che il campo di forza dovuto alla depressione generatasi sulla parte superiore dell'ala risulta molto maggiore del campo di forze risultante nella parte inferiore. Si può quindi dire che l'ala, o questo profilo alare, più che essere sostenuto dall'aria, ne viene aspirato verso l'alto, generando così il fenomeno della portanza. Altre forze concorrono a spiegare il complesso fenomeno della sostentazione dinamica. Il peso del mezzo e del pilota, la resistenza opposta all'avanzamento dell'ala dall'aria e la trazione necessaria al suo avanzamento. Abbiamo provato tutti a giocare con l'aria tenendo un braccio disteso fuori dal finestrino. Quando la mano è disposta perpendicolarmente, tende a essere spostata all'indietro dalla resistenza che essa pone al flusso d'aria. Per evitare questo effetto occorre esercitare una spinta uguale e contraria che definiamo forza trazione. Se la disponiamo parallelamente al flusso d'aria, l'attrito si riduce, quindi sia la spinta che riceve che lo sforzo necessario a mantenerla ferma sono minimi. Se incliniamo la mano, riceviamo una spinta indietro verso l'alto, risultante aerodinamica. Entrano quindi in gioco altre due forze, una rivolta verso l'alto, la portanza, che uguaglia l'altra, cioè il peso. La nostra mano rimarrà sospesa senza nessuno sforzo. Gli assi lungo i quali si muove un deltaplano sono tre. L'asse longitudinale, corrente lungo la chiglia, e che definisce il movimento di rollio, producendo gli effetti della virata a sinistra e della virata a destra. L'asse trasversale,
corrente lungo il crossbar e definisce i movimenti di beccheggio, producendo gli effetti di cabrata e di picchiata. E l'asse verticale corrente dell'intersezione dei due precedenti, che definisce i movimenti di invardata. Questa è la famosa ala Rogallo, antesignana di tutti i deltaplani. Le sue caratteristiche erano innanzitutto un peso molto contenuto, tra i 15 e i 17 kg, e determinate caratteristiche tecniche, tipo l'angolo di prua, intorno agli 80-90 gradi, una chiglia molto lunga, la velatura della classica forma romboidale, e l'assenza di qualunque tipo di stoccatura nella vela. Questa ala possedeva delle caratteristiche di efficienza molto limitate, 1 a 3, e la stabilità longitudinale era garantita dal gonfiarsi dei due tunnel laterali. Con questo tipo di mezzo ho compiuto i miei primi voli. Questo modello americano, il Dragonfly dell'UP, rappresenta la seconda generazione degli Aquilone. Le sue modificazioni rispetto all'ala Rogallo non comportarono una variazione dell'angolo di prua, ma bensì un aumento dell'apertura alare complessiva, con un disegno, una concezione del finale d'ala di taglio più moderno. Comunque, anche in questo aquilone manca ancora la steccatura della vela. In questo modello australiano, Mini Stinger della Moyes, abbiamo l'evoluzione della seconda generazione di aquiloni. Si ha finalmente un aumento dell'angolo di prua che viene portato a 100 gradi, ma soprattutto la sostanziale innovazione rappresenta l'inserimento di stecche rigiditrici all'interno della vela. Questo modello australiano, il Mega 2 della Moyes, rappresenta la terza generazione di deltaplani. Le caratteristiche sostanziali furono un aumento dell'apertura alare, ma con l'aumento dell'apertura alare si veniva a creare una fragilità maggiore nel bordo d'attacco. Da qui l'inserimento dei deflexor o tenditori d'ala per irrobustire il bordo d'attacco stesso. Altra differenza sostanziale fu l'inserimento delle stecche radiali sulla parte finale dell'ala e dei floating tips per mantenere sempre sul finale d'ala l'ala stessa in positivo. Questo modello del 1980 Super Scorpion dell'Highway rappresenta l'ulteriore evoluzione dei deltaplani della terza generazione. Pur mantenendo invariato l'angolo di prua e l'adozione delle stecche radiali sul finale d'ala e dei floating tips, col miglioramento dei materiali si riuscì a eliminare i deflexor sul bordo d'attacco, cioè gli irrobustitori. Con questo modello arriviamo finalmente alla quarta generazione di deltaplani. È un modello Mars della Moyes, le cui caratteristiche principali sono un aumentato angolo di prua portato questa volta a 120 gradi, l'adozione nell'infradosso di una doppia superficie coprente il 35% complessivo della vela e l'adozione per l'irrigidimento dell'estradosso di stecche preformate che conferiscono quindi alla vela un profilo alare ben preciso. Siamo così arrivati alla quinta generazione di deltaplani, quella più evoluta. Le caratteristiche fondamentali di questo modello, missile della Moyes, sono caratterizzate da un angolo di prua portato questa volta a 130 gradi, una doppia velatura sull'infradosso che copre questa volta l'80% della vela, l'adozione di finali d'ala ellittici. Con questo modello siamo così giunti a delle caratteristiche e a delle prestazioni, velocità e sicurezza decisamente diverse dai modelli che abbiamo illustrato fino a qui.
grazie anche all'applicazione di sofisticati meccanismi. La storia, o meglio la mitologia, inizia con Dedalo, architetto di Minosse, senza dubbio più meritevole di passaggio alla posterità di suo figlio Icaro, disubbidiente e presuntuoso, il quale, come narra la leggenda, preso dall'ebbrezza del volo, si avvicinò troppo al sole, sciogliendo le ali di cera che suo padre aveva costruito per fuggire da Creta. La storia scientifica iniziò invece molto più tardi ed ebbe in Leonardo da Vinci il massimo precursore. In effetti, a parte qualche tragicomica esperienza, come quella di questo generale napoleonico che si ruppe solo una gamba gettandosi all'età di 70 anni dalle mura di cinta di un forte, o quella dell'orologiaio svizzero Degen che univa ali battenti al principio della sostentazione statica con pallone, bisogna attendere il 1801 con George Cayley, baronetto inglese, per trovare la soluzione teorica del problema. Egli scoprì quale importanza avesse il profilo alare nell'ottenimento di maggiore stabilità e portanza. Avvalendosi delle sue indicazioni, alla fine dell'Ottocento, il tedesco Otto Lilienthal portò avanti una delle prime significative esperienze di volo controllato. Con macchine di sua invenzione, riuscì a compiere più di 2000 voli planati da una collina di scorie di miniera alta 30 metri, meritandosi così il titolo di padre dell'aviazione. Gettò così le basi per le successive fortunate iniziative di Ottavio Chanute, che a 60 anni suonati, non volendo giocare al nonno volante, faceva collaudare i propri biplani agli amici Avery ed Herring, i cui consigli vennero seguiti dai celeberrimi fratelli Wright, che provarono in volo planato apparecchi cui più tardi applicarono con successo il motore. E parallelamente la ricerca proseguì fino alla costruzione dell'Aliante. Quando nel 1948 l'ingegnere italo-americano Rogallo presentò una prima domanda di brevetto, non pensava probabilmente di apportare un contributo decisivo allo sviluppo del volo libero. Il primo vero deltaplano nasce infatti come risposta fantasiosa, ma non priva di interesse, al problema del rientro delle navicelle spaziali nell'atmosfera, nell'ambito delle ricerche NASA sui voli interplanetari. Rogallo creò qualcosa che assolveva le funzioni del paracadute. Poteva essere ripiegato, riposto e successivamente riaperto. Il progetto proseguì nell'ambito della ricerca militare con le più disparate applicazioni. Dal sedile ad espulsione, che doveva permettere ai piloti di allontanarsi dalle linee nemiche, alle ali incorporate in elicotteri, fino a giungere agli aerei a decollo verticale, ai carrelli motorizzati, veri antesignani dei moderni ultraleggeri a motore. Un mare di idee e realizzazioni, nessuna delle quali tuttavia trovò sufficiente credibilità per essere prodotta su ampia scala ed essere immessa sul mercato. Recuperando le esperienze fatte in campo militare, verso la fine degli anni 60 vengono effettuati in America e in Australia i primi esperimenti sull'uso dell'ala Rogallo per il volo libero, che nei 10 anni successivi si trasformò in sport a grandissima diffusione. L'evoluzione compiuta da allora ad oggi nella costruzione dei deltaplani stupisce per la rapidità delle innovazioni e per i risultati raggiunti. Il primo vero approccio alla pratica della disciplina del volo libero avviene mediante un volo in biposto in compagnia dell'istruttore. Un volo di tipo turistico che non richiede nessuna preparazione specifica da parte dell'allievo, salvo rispetto di alcune fondamentali procedure in fase di decollo e di atterraggio. Allora, la posizione dei piedi intanto è piede sinistro avanzato, così, piede sinistro avanti. La mano sinistra passa sul mio fianco e sta qui aderente sul mio fianco, la mano destra si prende la... Ecco, per nessun motivo dovrai togliere questa in fase di decollo, d'accordo? Sempre lì la mano destra, non devi toccare nessuna parte del delta, così. Io sollevo il delta e faccio la corda. 1, 2, 3. Al 3 partiamo con una corsa progressiva in velocità. Ricapitoliamo. Piede sinistro avanti, una mano sul fianco, l'altra mano sulla spallina,
Pronti? 3, via! Si prova la corsa fino a ottenere la migliore sincronia. Per effettuare con sicurezza un decollo in biposto è necessaria una brezza frontale tra i 20 e i 25 km orari. Per primo si aggancia l'istruttore, dopo l'allievo, il quale passerà il braccio al di sotto delle cinghie dell'imbragatura dell'istruttore. E finalmente, via! Ok, ci siamo. Adesso passa pure la mano. La mano? Sì, via la mano sinistra. Ecco, bravo. Togli la mano sinistra, portala sulla barra, perfetto. Adesso, ricordati morbido, Piega i gomiti così. Benissimo. Adesso fammi vedere un po' di velocità. Come fai a dare velocità? Così, dai, dai. Tira pure. Perfetto. Prima cosa ci dirigiamo verso l'atterraggio tutti dritti, ok? Poi lì compiremo i 360 gradi le varie virate. Allora, quello è l'atterraggio, quindi velocità in quella direzione. Morbido, è qui. Bascula dentro, così. Bascula all'interno del trapezio, così, morbido. Bravissimo. Allora, velocità di nuovo, via. Vedi? Lo senti? Morbido, è qui. Adesso, prova uno stallo, spingi in avanti dolcemente, spingi. Voilà, giù di nuova velocità. Visto che non succede nulla, uno stallo, allè. Hop e via. Non dondolare troppo, cerca di stare unito a me. Adesso proviamo una virata verso sinistra. Spostati verso sinistra con me, verso la tua sinistra, Voilà. Dai, così. Perfetto. Benissimo. Bravo. Voilà, ci ritroviamo di nuovo. Allora, adesso diamo velocità, andiamo sulla zona dell'atterraggio. Sto guardando la manica come tira. Prima facciamo un'ispezione sull'atterraggio a vedere la manica in che senso tira, d'accordo? Non la vedo. Allora, adesso 180 gradi a sinistra. Quindi presa di velocità sempre, la presa di velocità via sinistra. Così. Benissimo. Perfetto. Adesso dritto in questa direzione. Cioè noi dobbiamo fare il finale lì, quindi... Ok, la manica la vedi? La brezza sai che è buonissima. Ecco, vedi come si prepara un finale? Adesso velocità è dentro, dentro, dentro. Entriamo dentro, dai. Dai velocità, dai. Dai velocità. Allora, piano, piano, piano. Passa dietro. Passa dietro. Dopo il primo approccio al volo costituito dal volo in biposto, si passa direttamente alla fase istruttiva per mezzo del simulatore di volo. È una macchina pensata, progettata, costruita per poter facilitare l'allievo nell'apprendimento della conduzione del mezzo e delle sue correzioni. Per prima cosa si agganciano i due rinvii elastici posteriori alla speciale imbragatura, che verrà agganciata al deltaplano e successivamente collegata con i due rinvii elastici anteriori. In questo modo il pilota è saldamente ancorato alla struttura, che gli permette comunque un'escursione massima verticale di 2,5 metri e una mobilità laterale leggermente inferiore. Ok, benissimo. Cavalo un po' adesso, cavalo un po', lascialo salire, cavalo dolcemente, bene, controllo laterale, un po' alla tua destra adesso, bene, livellalo bene in centro, piccole correzioni, micro correzioni. Adesso fammi vedere una picchiata coordinata, giù, dolce, continua, benissimo, avvicinati, bene, avvicinati a profondo, bene, benissimo, adesso lascialo salire di nuovo, forza, incabrata, cavalo, bene. Corregge al centro,
è un po' turbolento, tranquillo, molto bene. Continua a tenerlo livellato, un po' a destra, correggi bene, corpo unito, spalle giù basse, alla tua destra, tranquillo. Con continue correzioni sugli assi del deltaplano, l'allievo impara ora a mantenerlo in volo rettilineo sullo spazio ridotto dell'automezzo e a contrastare ogni piccola turbolenza. Adesso mani sui montanti, pronto per il finale. Bene, allinealo, equilibratura laterale, vieni giù e spalanchi. Perfetto, bravo, ottimo. Bisogna ora imparare a decollare e ad atterrare con le proprie gambe. Siamo in campetto scuola, dove il terreno erboso, completamente privo di ostacoli, le condizioni meteo ottimali, l'aumento graduale della pendenza, conferiscono tranquillità all'allievo durante i primi voli. Questi sono deltaplani da campetto, deltaplani della quarta generazione, utilizzati per la loro maneggevolezza e facilità di conduzione. Ciò che li differenzia dai modelli normali sono sostanzialmente l'adozione di due accorgimenti. Innanzitutto l'adozione sulla barra di comando di ruote, possibilmente a camera d'aria, che in caso di crash a terra salvaguardano sia il corpo del pilota che la struttura stessa. La seconda differenza è rappresentata dai montanti, che sono diventati ora fusibili, cioè facilmente sostituibili, ma soprattutto di una lega così duttile e in grado di assorbire molto bene gli urti. Su questi montanti viene poi applicata la rice trasmittente, che nei voli successivi ai primi balzelli rappresenta l'unico efficace legame tra l'istruttore e l'allievo. Dopo i voli effettuati in biposto e col simulatore, l'allievo accede ora alla seconda fase di apprendimento in campetto, dove la sua attenzione sarà rivolta alla gestione autonoma del mezzo. Innanzitutto ci si aggancia. Imbracciamo ora il trapezio in maniera corretta. Con questo tipo di presa noi abbiamo il controllo perfetto dell'angolo di incidenza grazie ai quattro punti, le due mani e le due spalle. Dopo aver effettuato una rincorsa con accelerazione progressiva, l'allievo ruoterà i polsi sui montanti in modo da esercitare una pressione in avanti. Ciò sposterà l'angolo di incidenza verso l'alto e gli consentirà di cabrare dolcemente. Benissimo, adesso una corsa progressiva, vai. Rotazione, spingi. Bene. Rotazione dei polsi, spingi. Ok, molto bene. Dopo aver effettuato una serie di prove di rincorsa, ci disponiamo ora su un terreno leggermente più pendente, dove potremo dimostrare, all'effetto pratico, il freno aerodinamico. Corri, 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 apri dolcemente, lascialo andare, spalanca! Bravissimo, perfetto! Bravo! Il freno aerodinamico permette
grazie a un'apertura esagerata dell'angolo di incidenza, di arrestare il volo in prossimità del terreno in qualunque momento in condizioni di totale sicurezza. Benissimo, adesso aspettiamo una buona brezza frontale, perfettamente allineata, sollevi il delta, lo tieni equilibrato, hai la radio. Se è radio assistito, di conseguenza non c'è nessun problema. D'accordo? Ok. Questo è il primo di una lunga serie di voli di 30 metri di dislivello, durante i quali l'allievo deve concentrarsi sul mantenimento del volo in linea retta, intervenire cioè a contrastare lateralmente e mantenere costantemente una maggiore velocità relativa. Alla fine di questo livello di apprendimento deve essere in grado di effettuare il decollo con perfetto controllo laterale ed atterrare la maggior parte delle volte in piedi e senza urti. Complimenti. Aumentiamo ora il dislivello. Ogni volo viene registrato per consentire all'allievo di correggere i propri errori. È obbligatorio verificare il proprio aggancio al delta in posizione supina, prima di ogni decollo, per acquisire l'automatismo dell'operazione. Il dislivello di volo è ora di 80 metri. Durante i quali l'allievo effettua le sue prime curve a 90 e 180 gradi. Rilassato dentro il trapezio, è morbido così. Bravissimo. Ottimo così. Verranno fatti numerosi voli in posizione verticale, fino a ottenere la migliore fluidità nella conduzione della curva. Gli stessi esercizi saranno poi ripetuti nella definitiva posizione orizzontale in voli di 150 metri di dislivello. Benissimo così, Livio? Benissimo. Controllalo bene. Ok, puoi iniziare la tua serie di esercizi, un 360 gradi. Molto bene. Ok. Bravissimo. Benissimo. Tienilo pure, adesso inizia pure una virata a sinistra, così. Controllalo bene. Virata completa e poi impostati poi per il finale. Bravo, così. Ottimo. Benissimo, Livio. Così. E torna dentro il finale. Ok. Adesso virata a sinistra e pronto. Molto bene. Bravo, dritto pure per il finale, così, vai pure, buonissimo, tienilo bene in velocità, vicino al terreno, allineati con le ali, bravissimo, ottimo Livio, complimenti. Certo, non fila sempre tutto così liscio. Vedrete ora una serie di divertenti errori che, anche se non pericolosi, non dovrete mai imitare. A questo punto l'allievo deve scegliere la propria attrezzatura. Questi sono i due modelli di deltaplano oggi più diffusi sul mercato. Questo è un modello monosuperficie o delta intermedio, adatto a principianti. Le sue caratteristiche principali sono
punto di aggancio tra la chiglia e il crossbar fisso. Doppia superficie velica dell'infradosso relativa solo al 35% e non steccata. E steccatura solamente dell'estradosso tramite stecche preformate. Questo delta si adatta al volo dei principianti per le sue caratteristiche di maneggevolezza e facilità di conduzione. Passiamo invece a un delta avanzato per piloti avanzati, un delta doppia superficie. Infatti la vediamo, la doppia superficie relativa quasi all'80% dell'infradosso e mantenuta in forma da delle stecche inserite nell'infradosso. Caratteristiche fondamentali che lo differenziano dal precedente sono: il punto di unione tra la chiglia e il crossbar non è più fisso ma è mobile, il crossbar è flottante all'interno della doppia superficie. Questo gli conferisce una maggiore maneggevolezza e una migliore entrata in virata. La doppia superficie di questo tipo gli conferisce maggiori prestazioni in velocità, migliore efficienza, migliore penetrabilità. Altre sofisticazioni che lo differenziano dal modello precedente sono il finale d'ala, che è costituito da uno steccone in fibra che viene sagomato, tenuto in forma da questo fermo e conferisce alla remigante un andamento ellittico. Un altro meccanismo sofisticato che contraddistingue questo modello è la geometria variabile o overdrive. Tirando questo cavo e fermandolo attraverso questo strozzascotte, noi agiamo direttamente sulla tensione del crossbar interno, che è mobile, e attraverso questa apertura possiamo esaminare come la tensione della vela venga modificata in aria. Per quanto riguarda le imbragature utilizzate nel volo in deltaplano, sono presenti sul mercato numerose ditte con differenti modelli, tutti però riconducibili a quattro modelli base. Quando non vengono utilizzate, esse sono riposte in comodesign come questo. Andremo ora a esaminare di ogni modello le caratteristiche fondamentali. L'imbragatura gambali o ginocchiere non possiede il contenitore integrato per il paracadute, che dovrà quindi essere cucito esternamente. Viene principalmente usata in campetto e nei primi voli alti. Questa imbragatura possiede il grande vantaggio di porre il corpo del pilota immediatamente in orizzontale dopo il decollo, grazie a un sistema di carrucole. Per contro, in fase di atterraggio, non permette alle gambe di ritornare in perfetta posizione verticale. L'imbrago a pedalino o staffa è dotato di contenitore integrato del paracadute, oltre che di due tasche per oggetti, la più grande delle quali ospita la sacca del Delta. Contrariamente al precedente, mantiene in fase di decollo il corpo del pilota in verticale, fino a quando, agganciata la medesima con i piedi, gli consente di assumere la posizione orizzontale. Leggermente più complicato in decollo, risulta molto semplice in atterraggio, in quanto basterà lasciare il pedalino per ritrovare la verticalità che consente di eseguire meglio lo stallo finale. La cocoon rappresenta l'evoluzione strutturale del pedalino. Dotata di tasca per la macchina fotografica e di contenitore integrato del paracadute, si caratterizza per la maggiore lunghezza dell'imbottitura che raggiunge i piedi inglobando nel proprio interno il pedalino. Rispetto alla precedente, ha il pregio di essere più calda, ma lo svantaggio di ostacolare, a causa del maggiore ingombro, l'eventuale corsa di accompagnamento in atterraggio.
Il siluro rappresenta l'evoluzione più avanzata nel concetto di imbragatura. Una delle innovazioni è costituita dal contenitore del paracadute, nel quale la vecchia chiusura a velcro è sostituita da un semplice spinotto, che oltre a evitare le aperture accidentali in volo, accelera ulteriormente l'estrusione in caso di effettiva necessità. È dotata di tasca per la macchina fotografica. Anelli per il decollo in pianura al traino di un ultraleggero. Alloggiamento della radio sulla spallina con chiusura di sicurezza. Ulteriore tasca sul fianco per ospitare le radio dotate di impianto Vox. E altri scomparti per riporre piccoli oggetti. Una cerniera sul dorso facilita l'indossamento ed evita fastidiosi colpi d'aria. Infine è previsto un alloggiamento per trasportare la sacca del Delta. La sua praticità in decollo e in atterraggio la rende accessibile anche al principiante, mentre il comfort e la massima coibentazione termica fanno sì che sia l'ideale per i lunghi voli dei piloti esperti. La chiusura e l'apertura avvengono mediante una fune che, scorrendo in un sistema di anelli, agisce sulla cerniera lampo. Per quanto riguarda la protezione del capo, le caratteristiche principali di un casco per volo libero sono la sua leggerezza, la presenza di aperture laterali che consentano al pilota di percepire il vento e un profilo in corrispondenza della nuca disegnato per facilitare il movimento verticale della testa. Un'integrazione non indispensabile dell'attrezzatura è costituita invece dagli strumenti: l'altimetro, che permette di conoscere la quota di volo; il variometro, che indica al pilota se sta guadagnando o perdendo quota e a quale velocità; e l'anemometro, che misura la velocità di volo. L'uso del paracadute a sacca di lancio è obbligatorio. Accuratamente riposto nel contenitore integrato, una volta estratto permette al pilota di lanciarlo, sempre al di sotto della barra, in qualunque direzione, evitando che i cavi o la velatura ne impediscano l'apertura. Il suo uso si rivela necessario solo in caso di incidenti dovuti a collisioni in volo causate dal traffico di molti piloti in una stessa corrente ascensionale, oppure per l'errata esecuzione di manovre acrobatiche. In questi casi si ha quasi sempre la rottura in volo del deltaplano e le immagini che vi mostriamo, realizzate da un ponte dell'altezza di 110 metri, rappresentano appunto questa eventualità. Testando infatti il Delta in caduta libera con agganciato un fantoccio del peso di 90 kg, vengono cronometrati in numerose prove e con diverse configurazioni i tempi necessari all'apertura e la conseguente minima altezza da terra che consenta l'estrazione in sicurezza. La fune di vincolo è agganciata al deltaplano e il paracadute, aprendosi a circa 8 metri di distanza dalla massa, porta a terra sia il pilota che il Delta, con un tasso di caduta valutato intorno ai 5 metri al secondo. Il paracadute per deltaplano è sostanzialmente simile a quelli utilizzati in casi di emergenza nel paracadutismo sportivo e misura approssimativamente dai 25 ai 35 metri quadrati di superficie. La ispezione e il ripiegamento sono consigliati ogni 3 mesi. Queste immagini sono state realizzate durante i test di collaudo del paracadute Metamorfosi per l'ottenimento della omologazione tedesca. Senza lasciarvi ingannare dal rallenti televisivo, vi interesserà sapere che è stato accertato nel caso del Delta con fantoccio un tempo di apertura di 3 secondi e un'altezza minima necessaria di 100 metri. Mentre nel caso del solo fantoccio, prova determinante per l'ottenimento della certificazione, un tempo di apertura di 1,5 secondi e un'altezza minima necessaria di 80 metri. Il suo uso è quindi obbligatorio per tutti i voli di dislivello superiori a questa quota, ivi compresi i 10 voli radioassistiti di 600 metri, che l'allievo dovrà compiere per il completamento del ciclo didattico.
Siamo così giunti alla fine del corso. L'allievo ora è in grado di compiere, in perfetta autonomia, un volo planato di qualunque dislivello, con perfetta padronanza delle manovre di decollo, conduzione e atterraggio. Ma il volo planato non esaurisce le possibilità di questo mezzo. In effetti, oggi, grazie all'evoluzione tecnologica dei materiali, è possibile, sfruttando le correnti ascensionali, raggiungere quote e compiere distanze una volta ritenute impensabili. Grazie all'approfondita conoscenza dei complessi fenomeni meteorologici, potrete diventare così abili da partecipare alle competizioni che hanno attualmente due indirizzi prevalenti: distanza massima con partenza da un determinato punto o tempo minimo per completare un percorso predeterminato. Il volo libero rappresenta il modo più nuovo, rivoluzionario e affascinante di librarsi in aria e di vivere l'avventura. Richiede soltanto un pizzico di coraggio e un profondo amore per la natura. Quasi 4.000 metri di quota, è uno dei decolli più alti degli Stati Uniti. Pochi passi veloci e decisi, controvento, lungo il ripido pendio erboso, e il Delta si stacca in volo. Nella sezione dedicata al cross country, i piloti cercheranno di percorrere la maggior distanza possibile in linea d'aria. Il loro scopo è quello di superare la forza di gravità, sfruttando le correnti termiche di aria calda ascensionale. In caso di insuccesso, il volo si tramuta in una breve planata a valle di soli 10 minuti. I migliori piloti riescono a veleggiare senza interruzione per tempi lunghi anche 10 ore. Appesi come un pendolo al centro della vela, i deltaplanisti spostano avanti e indietro il loro peso per controllare la velocità e la quota di volo. La direzione viene guidata invece spostando il corpo dalla parte della virata che si desidera eseguire.
Anche se tutti i piloti sviluppano presto una particolare sensibilità che permette loro di riconoscere intuitivamente la propria velocità, la quota di volo e il rateo di salita o discesa, su ogni delta si trovano alcuni strumenti che indicano questi valori con maggior precisione. La manovra d'atterraggio è delicata e va eseguita con precisione se non si vogliono correre rischi inutili. A Telluride i campi d'atterraggio sono situati in una valle al centro di un canyon, percorso da venti turbolenti. Qui più che altrove chi vola deve prestare particolare attenzione. La struttura delle macchine, così vengono infatti definiti i deltaplani dai loro piloti, è costituita da pochi tubi di una lega d'alluminio particolarmente leggera e robusta al tempo stesso. La vela è fatta di materiale sintetico simile alla stoffa delle vele marine. Il tutto rimane teso e spiegato grazie ad alcuni cavetti d'acciaio e a qualche stecca di alluminio e fibra di vetro che ne profila l'ala. Il peso totale si aggira sui 25-30 kg. I piloti devono essere ben concentrati per mantenere il deltaplano nella posizione corretta per uno stacco sicuro. Un attimo di indecisione, uno stallo a metà lancio e ci si ritrova sbattuti sul fianco della montagna. I fumi colorati che vedete accesi su questi deltaplani servono esclusivamente a rendere ancora più spettacolare la figura acrobatica dei piloti. Un looping, una scivolata d'ala, una virata stretta a 360 gradi sono alcune manovre di spettacolare acrobazia possibili con un deltaplano. Normale, la velocità di avanzamento è in genere di circa 50 km orari, ma nel caso di acrobazie questa supera facilmente i 100 km orari. Ciò che non molti anni fa iniziò per scommessa, oggi si è trasformata in arte. E in tutto il mondo sono ormai a migliaia i piloti che giocando con la gravità e l'aria vivono grandi emozioni a contatto con la natura.